siamo in campagna elettorale, quindi è ovvio, ci sono dei problemi per il Partito Democratico e per la sinistra, quindi cerca di distogliere l'attenzione. Io, per quanto riguarda le vicende giudiziarie, non userò mai una vicenda giudiziaria contro un'altra forza politica, sono garantista sempre e comunque per tutti. Poi ci sono i fatti politici che sono diversi da quelli giudiziari, quindi non toccherà alla magistratura accertare la verità, ma c'è un malcostume politico sia a Bari che a Torino che non può che essere censurato. Però ripeto, per quanto riguarda le vicende giudiziarie non tocca a me intervenire, non dico e non dirò una parola. È censurabile l'atteggiamento clientelare che c'è stato, che c'era, che è censurabile il fatto che il presidente della regione dica che accompagna il suo assessore a parlare con la sorella del boss. Io non l'avrei mai fatto. Questo è censurabile, quindi è un fatto politico. Non sto dicendo che se è o meno un reato, ho detto che è un fatto politico. Aver scelto da parte del PD per una commissione trasparenza una persona che poi è stata coinvolta è, come posso dire, una leggerezza politica.